Bella ragazzi, sono Pulsar, benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente vedremo le ultime 4 sfide a tempo straordinario che ci serviranno per prendere finalmente il Battle Pass gratis per la Season 8. Vi ricordo che se non avete ancora completato tutte le altre missioni a tempo straordinario, nel mio canale trovate altri 3 video dove le spiego tutte una per una, quindi andate a darci un'occhiata. In più, se non l'hai ancora capito, è proprio lì che spiego come avere il Battle Pass gratis per sempre e non solo per la Season 8. Ma adesso andiamo subito al video. Ed eccoci qua ragazzi, allora sono uscite le ultime 4 sfide a tempo straordinario, leggiamole subito senza perdere tempo. Gioca 3 partite di drifting con un amico, ringrazia l'autista del bus in partite diverse 7 volte, cerca forzieri o scatole di munizioni su una pista da gara o in discoteca 7 volte e sopravvivi a 75 avversari in una partita singola una sola volta. Ma vediamo subito come completare la prima missione. Allora, il drifting è la nuova modalità a squadre che è appena uscita, che vedete ora sullo schermo, e per completare la missione sarà sufficiente giocare 3 partite con un amico già in lobby prima di iniziare la partita. Se avete qualche problema a trovare un amico, innanzitutto vi ricordo che nei primi 2 video dove c'erano missioni simili spiego benissimo come averli. Vi invito, nel caso vogliate un amico italiano, a scrivere nei commenti il vostro nickname in modo che chi legge possa aggiungervi e possa completare con voi le missioni se vi trova online. O in caso contrario vi faccio vedere un trucchetto adesso su come aggiungere tantissimi amici velocemente. Allora, vi basterà entrare da soli in una partita di drifting e una volta all'interno della partita, premendo Esc, potrete vedere tutti quelli che sono in squadra con voi e direttamente dalla schermata che vi trovate davanti potete aggiungerli tutti quanti uno dopo l'altro agli amici. Molto probabilmente, soprattutto adesso, sono tutti online a fare le missioni, quindi non si faranno scrupoli ad accettare chiunque gli faccia una richiesta per riuscire a completare più velocemente le missioni. Quindi se avete fretta, poco tempo e non avete voglia di trovare un amico con cui farle, questo ragazzi è il modo più veloce e migliore probabilmente per trovare degli amici online da subito e fare questa missione. Per quanto riguarda la seconda missione ragazzi, non credo ci sia tantissimo da dire, ma semplicemente vi basti sapere che per ringraziare l'autista bisogna premere B o comunque il tasto che avete impostato per le emote se non state usando i computer. Quando siete ancora sul bus prima di saltare all'inizio di una qualunque partita contro degli altri giocatori e voilà, avremo ringraziato l'autista. Nel caso non lo facciate vi invito a farlo perché porta abbastanza fortuna ed è comunque gesto di educazione, visto che è stato così gentile da portarci in mezzo ad altre 99 persone che vogliono ucciderci. Il mio consiglio su questa missione ovviamente è di farlo mentre facciamo le altre, già quando avremo finito la prima probabilmente l'avremo già ringraziato 3 volte l'autista, se non ci siamo dimenticati. Per la terza missione vediamo subito di individuare quali sono la pista da gara e la discoteca. Allora, la pista da gara è questo punto qua della mappa e in particolare la maggior parte di ceste e scatole di munizioni sarà concentrata in questi 3 edifici qua che sto indicando uno per uno. Mentre la cara vecchia discoteca è questa qua, come potete vedere è l'unico punto senza neve in questa zona, quindi è molto facile da individuare e avvicinandocisi sarà facile capire che è la discoteca proprio per la musica che viene dall'interno. Il consiglio che vi posso dare per questa missione è simile a quello che vi ho dato in quelle del quartiere, del campeggio e dell'hotel, cioè aspettare qualche giorno prima di farla. Se proprio invece volete farla adesso, è quella di farla insieme alle prime 2, cioè mano a mano che giocate ringraziate l'autista del bus in tutte le partite, in più fate partite di drifting con un amico, atterrate in questi posti, provate a raccogliere qualche cesta e anche se morite non è male perché tanto potrete fare un'altra partita che conterà per la prima missione e sarete già a 2 e a 3 molto velocemente. Se proprio avete problemi invece perché ci sono tantissimi giocatori, aspettate qualche giorno, finite le altre missioni e poi verrete in questi posti e probabilmente non troverete quasi nessuno. Ed eccoci arrivati all'ultima missione che ci separa dal Battle Pass gratis. Sopravvivi a 75 avversari in una partita singola. Beh, ragazzi, per questa davvero basta giocare una sola partita. Quando iniziate ricordatevi di ringraziare l'autista. Potete giocare in solo, probabilmente è la migliore. Atterrate il più lontano possibile da tutti gli altri, camperate il più possibile senza farvi vedere, state nascosti. Arrivare nei primi 25 giocatori è molto semplice, se avete difficoltà cercate cespugli o pupazzi di neve che sono molto utili per non farsi vedere. E soprattutto in questi giorni che atterrano tutti alla pista delle gare o alla discoteca,
È molto facile vedere tantissimi morti all'inizio della partita ed è ancora più facile entrare nella top 25 e quindi sorpassare quei 75 avversari che muoiono prima di noi. E anche per il video di oggi è tutto, ragazzi, spero di avervi dato una mano a ottenere questo Battle Pass gratis. Una volta ho detto in un mio video, se potessi lo regalerei a tutti. Beh, diciamo che non l'ho fatto, ma ho fatto il possibile per aiutarvi a ottenerlo. Ti invito a condividere questo video con i tuoi amici che devono anche loro completare le missioni, lasciare un like se ti è piaciuto, iscriverti ovviamente al canale se non lo hai ancora fatto. E da Pulsar è tutto, ciao ragazzi, vi voglio bene, al prossimo video. Ciao, bella!